Allora, mister Napolitano, seconda settimana di lavoro, prima forse più intensa con il gruppo al completo, come si svolgerà questa settimana di allenamenti? Beh, manteniamo i ritmi lavorativi non di preparazione ma di avvicinamento al campionato perché le date sono molto ristrette. Abbiamo ricompattato quasi tutta la squadra perché è arrivata Lulu, è ritornata Teresa. Manca solo Valcai, ancora impegnata per motivi di lavoro, ma lavora a parte, quindi cercheremo di farlo quanto più proficuo è possibile. Ecco, ci sarà qualche cosa di diverso rispetto alla prima settimana, più tecnica, più tattica? Come... No, sto cercando di miscelare molto fra una tenuta di base e la tecnica. Quello che al momento ci manca, come al solito, sono le partite, essendo una squadra con quattro nuovi inserimenti avrebbe qualche necessità in più di giocare, però lavoriamo comunque su tecnica individuale e su preparazione di base. Abbiamo visto che squadre come l'Orizzonte organizzeranno dei common training con squadre o italiane oppure straniere, anche il Volturno farà così a breve? Abbiamo tentato con alcune società tipo il Firenze Pallanuoto, però al momento non abbiamo nulla di definito. Purtroppo i tempi sono molto stretti anche per organizzare con squadre estere o andare noi all'estero. Credo che lavoreremo comunque tra di noi. Mentre invece è arrivata la francesina Louise Guillet, l'abbiamo sentita poc'anzi, ha avuto già modo di vederla in azione? Ieri per la prima volta, ha una buona preparazione di base natatoria, è dotata di una buona tecnica individuale. Dobbiamo aspettare per esprimere un giudizio più complessivo nell'inserimento del gioco della nostra squadra. Ma al di là di questo vedo che è pienamente integrata già al gruppo, soprattutto nelle intenzioni e negli obiettivi che ci siamo prefissati.